Eder Mech Pallister. Un giovane di 20 anni è stato ucciso durante una rissa scoppiata in una discoteca di Balestrate e poi proseguita all'esterno del locale. La vittima, Francesco Bacchi, sarebbe stata colpita alla testa e in seguito deceduta al suo arrivo in ospedale. Le indagini sono state delegate ai carabinieri della compagnia di Partinico, che stanno interrogando i testimoni e visionando le videocamere di sorveglianza per individuare i responsabili. Purtroppo, questo è solo l'ultimo di una serie di episodi di violenza che si verificano nei locali della Movida di Palermo e provincia. L'ultimo caso risale al 21 dicembre scorso, quando un giovane è stato ucciso davanti a una discoteca di via Pasquale Calvi. L'autore del delitto, un 17enne, è stato arrestato insieme al fratello maggiore. La vittima di questa notte è il figlio di Benedetto Nini Bacchi, noto imprenditore delle scommesse online coinvolto in un'inchiesta antimafia. Secondo i testimoni, il ragazzo sarebbe stato coinvolto in una rissa nel locale e poi portata all'esterno. Stando alle prime informazioni, sembra che sia stato colpito con un pugno in faccia e poi con calci alla testa una volta caduto a terra. Attualmente il corpo si trova alla camera mortuaria dell'ospedale di Partinico, mentre i carabinieri continuano le indagini per chiarire la dinamica del tragico evento. Il sindaco di Balestrate, Vito Rizzo, esprime sconcerto per l'ennesima notte di violenza che si è verificata nel suo territorio. Il locale dove è avvenuto il fatto, la discoteca Medusa, è aperto solo da un mese e non erano mai state segnalate situazioni di questo tipo. Tuttavia, secondo il sindaco, l'uso di alcolici e sostanze stupefacenti da parte di alcuni giovani può portare a questi episodi di violenza. Rizzo ribadisce la volontà di mantenere un territorio accogliente e sicuro e dichiara che la discoteca è sempre stata controllata dalle autorità. Questa tragedia ha distrutto anni di lavoro per il paese. Purtroppo, non è la prima volta che un evento simile si verifica a Balestrate. Nel 2022, davanti a un lido della città, un altro giovane di 22 anni, Vincenzo Trovato, è stato ucciso durante una rissa. Situazioni come queste sono inaccettabili e fuori controllo, e occorre un impegno congiunto delle autorità e della comunità per prevenirle e gestirle adeguatamente. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.